a due voci vuole semplicemente proporvi una carrellata di quelle che potrebbero essere le fonti dell'archivio storico comunale interessate da questo progetto. Ovviamente, come è stato detto e come è chiaro dall'intervento soprattutto di Francesco e di Filippo, molti diciamo, documenti possono essere mappabili e possono quindi essere rappresentati sullo spazio. Allora, perché io faccio sempre quel tasto. Ecco, quindi, ok, questi sono solo esempi, ma già nella precedente intervento è molto chiaro, quindi ogni diciamo serie di dati che si andrà a recuperare può essere riportata strato su strato, quindi aumentando all'infinito, no, questa stratificazione del GIS. Vai? Ecco. Ok. Da demografo storico una rapidissima carrellata di fonti demografiche, due. Vedete, abbiamo evidenziato sulle fonti gli elementi della fonte storica che ci permettono di connettere la fonte storica a un punto o comunque un elemento dello spazio. In questo caso, come vedete, è l'indirizzo, questa è una scheda di popolazione del ruolo preunitario, cioè l'anagrafe preunitaria, come abbiamo sentito prima, è una casa collocata in corso Porta Romana, poi c'è scritto via Ghiara, ma è un problema di cambiamento di denominazione. Il numero 4726 è il numero dato dai francesi arrivati a Ferrara quando hanno fatto per la prima volta la numerazione civica in città, ma noi saremo in grado di farlo sistematicamente, perché abbiamo in progetto, tra i prossimi passi del nostro progetto, quello di convertire la numerazione storica francese nella numerazione attuale, in modo che questo dato diventa ci parlerà probabilmente di via 20 settembre un qualche numero, in quel caso lì direi più o meno 140 rotti adesso alla buona, però è per dire, ecco, grazie a questo tutte le informazioni che stanno sulla scheda di questo Domenico Menegatti, che era un servo, forse un facchino di Pomposa di 34 anni e che era a Ferrara da 13, cioè da quando ne aveva 20, faceva il facchino, però si era portato la sposa come a Chiese, vedete i figli nati a Ferrara, c'è già una scheda così distantissima di una vita, come sanno i nostri studenti. Grazie però al numero civico tutti questi dati finirebbero come informazioni legate al punto del civico, come ci ha spiegato prima Francesco. Ecco, l'equivalente post-unitario al registro di popolazione, in questo caso, vedete, grazie alla formazione dell'anagrafe storica, abbiamo sia il primo indirizzo 1861 di Geminiano Fabri e di alcuni membri della sua famiglia, che è in Piazza d'Armi 27, via, cioè Corso Isonza oggi, 27, quindi l'inizio, chissà se c'è ancora, però sì, perché è a sinistra, quindi sicuramente c'è ancora, di quelle case del lato, diciamo così, storico di Corso Isonza, non quello rifatto poi dove c'era la spianata e la Piazza d'Armi, appunto, vere e proprie. Però abbiamo anche tutte queste informazioni qui, che non sono state evidenziate per non far confusione, in cui sono i successivi traslochi della famiglia, quindi noi volendo, Geminiano e i suoi, a seconda dei vari membri, potremmo fargli fare una specie di iter nella città che arriva fino al 1900, sono 40 anni di traslochi di Geminiano e dei membri della sua famiglia. Piccolo esempio, immaginatevi il lavoro micidiale, questa cosa può diventare tanti punti, può diventare una linea spezzata di traslochi dentro la città che definisce un areale che può essere interessante capire a seconda delle classificazioni sociali, più sei ricco e meno ti muovi, o più ti muovi, o dove ti muovi, no? Ecco, ridò la parola. Naturalmente fonti privilegiate per essere proiettate all'interno di un GIS sono le fonti di lite, che sono ancorate alla mappa da un indirizzo e da un civico, a volte dalla parcella catastale, quelle più recenti, e qui sostanzialmente due esempi. Questa è una pratica, diciamo un fascicolo dell'ornato ottocentesco, questa serie che fa parte appunto del carteggio amministrativo, in cui i proprietari delle case ferraresi presentavano appunto all'amministrazione le proposte di modifica della facciata. E qui appunto avete da un lato, qui siamo in via Vigna Tagliata, vero? Via Gioco del Pallone. Ok, sì, via Gioco del Pallone l'abbiamo scelta appunto, visto, siamo qui di fronte.
E se invece andiamo a quella successiva, abbiamo una pratica edilizia, diciamo, più recente, siamo nel 1954, e quindi pratiche che pian piano cominciano anche ad essere più dettagliate, più corpose, si avvicinano, diciamo, sempre di più a quelle che sono poi le pratiche edilizie odierne. In questo caso era molto, diciamo, insomma, poco, insomma, molto esigua come pratica, e in alcuni casi abbiamo anche gli allegati delle fotografie che sono, insomma, un po' un valore aggiunto per questa documentazione. L'idea di lavorare sulla documentazione edilizia è un po' in sintonia con quello che dicevi tu, Davide, della storia della particella catastale, perché da un progetto, diciamo, che avevamo un po' cominciato a sviluppare, che magari in futuro, insomma, potrà essere ripreso e messo in relazione a questo, c'è l'idea proprio di creare una sorta di fascicolo dell'edificio, degli edifici di Ferrara, e naturalmente questa documentazione è fondamentale. Fondamentale ed è agghiacciante, se posso permettere, perché se dico bene, questo è il portone vecchio che loro hanno tirato giù per spostare la porta a destra e farci un garage, per la sala finita. Un portone del ghetto, probabilmente seicentesco, direi, una documentazione agghiacciante. È stato realizzato, sì, ma è vero? Questo portone non risulta visivamente, non mi perché vedi che qua c'è ancora il sovrapporti, e qui no, scusa, adesso non sono permesso, ma è vigna tagliata questa. Sì, viene tagliato il ghetto, quindi è una cosa, sì, probabilmente non 5-6 anni fa, forse sì. Vabbè, meglio non saperlo, tanto ormai. Ok, un gioco che volevamo fare quest'anno, ma non l'abbiamo fatto perché era molto complesso, ma sarà oggetto, forse, se va avanti questa esperienza, di uno dei prossimi corsi che faremo all'università, è l'idea di fare lo stesso gioco con la stampa. Cioè prendere i giornali dell'epoca, e siccome i giornali sono pieni di nomi, la privacy era un po', c'era, ma era un po' ballonzolante, diciamo, all'epoca, ma anche di luoghi. Allora, anche solo per gioco, prendere la Gazzetta di Ferrara dell'anno del censimento, 1881, e sfogliare a caso, se voi prendete una pagina, ogni pagina ci sono almeno, possono esserci fino anche a 50 o 100 nomi, perché c'è anche lo stato civile attivo, e luoghi almeno una decina, ventina, ogni pagina, ogni giorno, 300 giorni, immaginate la quantità di notizie che si possono mettere in un disco come quello che vi ha fatto vedere Francesco. Ecco, qui c'è il reclamo degli abitanti di Viero Versella che si lamentano perché è piena di immondizia e puzza, eccetera, perché c'è la Corriera che da lì partiva per Comacchio. Impariamo una cosa, che la Corriera per Comacchio, cioè la Corriera all'epoca non era ovviamente motorizzata, se si intende una carrozza o poco più, e che aveva ovviamente i cavalli, andava a cavalli, e quindi c'era il letamaio dei cavalli della Corriera in Viero Versella, in pieno centro. No? E il letame che riempie la strada per più della metà, cioè immaginate la gente che abitava lì, si lamenta e scrive una cosa sul... Ecco, sono andato a vedere ovviamente subito nel nostro database, in Viero Versella ci sono diverse persone che ci abitano, tra cui uno stalliere, perché evidentemente il responsabile di questo era lo stalliere che noi abbiamo a censimento, ora questo non per dargli la colpa, ma per capire poi tutte le connessioni che si possono fare. Nessuno si immagina in Viero Versella la Corriera per Comacchio e il relativo letame che riempie le strade. Poi immaginate un po' la città dell'Ottocento con i suoi... con il suo, come dire, quadro visivo e anche olfattivo. Seconda cosa, questa spettacolare lettera dell'accalappiatore ufficiale di cani della città, Lino Ferrioli, che era un centese che abbiamo e abitava in Piazza d'Armi, una delle poche case proprio sulla Piazza d'Armi, evidentemente, insomma, per tenere i cani. Lino Ferrioli, calapiatore, il giorno 6 corrente prese un cane di straordinaria grandezza e grossezza dopo una lotta terribile assieme al mio compagno, ma fu preso da Ferrioli. Quindi prega il vostro signore illustrissimo, onde la faccia scrivere sulla Gazzetta Ferrarese, onde far vedere che la sua abilità è la sua energia per il suo mestiere, pagando quello che si aspetta. Il cappello di questa splendida lettera di Ferrioli era appunto che loro non glielo facevano pagare, perché era talmente divertente la lettera che l'hanno pubblicato non come annuncio ma come loro articolo. Ora Ferrioli rivendica il fatto che il cane l'ha preso lui, non il suo compagno che invece, e lo scrive sul giornale in modo che tutti lo sappiano. Ora, adesso, a parte il fatto che è divertente, cioè non è stato divertente per come me che amano i cani, esatto, perché la callappiavano tutti i cani randagi, non è che facesse una bella fine, non dà mica al canile, 1881, quindi insomma, vabbè, passando su un dato storico su cui bisogna passare. La cosa interessante è che noi sappiamo che Lino Ferrioli è un accalappiatore perché c'è scritto nel censimento, e sappiamo dove abita, con chi abita, cosa fa, in che casa abita, eccetera.
ma non avremmo mai sentito la sua voce senza questa cosa. Qui sappiamo che Clériot, insomma, non scriveva particolarmente bene, ma scriveva, e già allora era già qualcosa. Loro poi perfidamente il giornale non l'ha voluto neanche correggere, ma è stata così per far ridere i lettori, come abbiamo riso noi oggi anche in maniera un po' antipatica nei confronti. E però l'altro fatto è che in qualche modo, vedete, c'è un rapporto con la stampa che fa della stampa il sostituto dei pettegolezzi di condominio. Questa è una vecchia tesi della scuola di Chicago, no? La stampa come grande fonte di gossip e di notizie immediate, quelle che prima sarebbe stato una voce che correva in quartiere, lui la caccia sulla stampa e dice: attenzione, il cane l'ho preso io, non l'ha preso l'altro. Cioè, allora, questo è molto interessante, si possono fare molte cose, chissà quante altre cose si trovano, ma insomma, tanto per dire che se tacciare i giornali si può mettere delle cose anche a GIS. Ecco, ultimo esempio di questa veramente selezione drasticissima, perché sarebbero mille altre, e le fonti sanitarie. Quello che appunto Francesco ci ha mostrato prima nella Londra di mezzo 800, potremmo farlo anche noi con... È lo stesso colera, ti aggiungo. Ecco. Eh sì, lo stesso colera, 54 Londra, 55 Ferrari. Ecco, quindi questi sono esempi di schede di morti e di ammalati, e quindi che permetterebbero di, insieme alle registrazioni, abbiamo anche delle registrazioni giornaliere, adesso ho dimenticato di mettere la foto, registrazioni giornaliere dei contagiati e dei deceduti, che quindi permetterebbero di seguire ovviamente l'evoluzione dell'epidemia anche della Ferrara di metà 800. La si potrà seguire nel tempo e nella sua dimensione, ma la si potrà seguire, come si insegna Jon Snow, che è uno dei miei eroi ovviamente, anche nello spazio, perché un'idea di fare uno Snow Ferrara è assolutamente possibile, perché noi abbiamo la mappa dei pozzi. Quindi se noi sappiamo i primi ad ammalarsi dove sono e vicino a che pozzo sono e dove si ammalano più a seconda del pozzo, noi sappiamo a quel punto, come per Snow, qual è il pozzo inquinato. Il problema del colera era che l'acqua potabile comunicava con gli scarichi. Quindi lo scarico poi anche solo una minima parte lo bevevi, ti beccavi il colera di quello che era morto, magari, però non devo andare in bagno più volte. E questo è un problema delle città ottocentesche tutte, non solo di Ferrara. Ferrara, come sapete, forse, ha avuto l'acqua corrente e il sistema fognario aggiornato solo alla fine degli anni 80 dell'Ottocento, dopo il nostro censimento. Nel 1855 siamo ben lontani da questo, ancora tutto andava per strada o in fogne rudimentali, insomma in canali rudimentali vecchi, riciclati, e l'acqua si beveva dai pozzi. Immaginare, insomma, comunicavano spesso. Allora, uno dei miei grandi sogni sarebbe fare uno Snow ferrarese mettendo tutta la mappa dei contagi, tanto sono pochi mesi, e la mappa dei posti per vedere, ammesso che, qual era il posto malato. Mi sembra sia stato iniziato o fatto, perché io mi ricordo di aver visto qualcosa proprio sul colera del 55, e avevano notato come nel ghetto c'erano pochi morti, sì, rispetto, e avevano visto che il pozzo del ghetto era particolarmente libero da quindi qualcosa sì, sì, no, mi ricordo, però è uno studio non nominativo, cioè uno studio sui dati d'insieme, sì, era un'idea. No, la possibilità, no, c'era un'altra possibilità. Allora, c'è uno studio splendido sul colera udinese del 1836, prima di questo, cioè diverso andato di colera nel 1800, in cui hanno provato a mettere alla prova il modello spaziale di Snow, facendo vedere altri elementi, cioè ci può essere anche il contagio diretto, ci può essere il fatto delle acque che corrono nella città. E il terzo elemento è la disponibilità di cisterne, perché naturalmente, una delle ipotesi mi sembra fosse che nel ghetto, siccome era piccolo e c'erano pochi pozzi, usavano tanto le cisterne di acqua piovana a farle poi decantare. Quelle solitamente sono isolate, quindi se bevi da lì non molta meno probabilità di prenderti il colera. Sì, sì, però esiste. L'idea è rifondarlo su basi nominative singole, individuali, per vedere ogni singolo caso a che distanza è dall'eventuale posto, e così vedere dove si addensano i casi e i morti, e fare delle cose molto semplici, che sono degli algoritmi di minima distanza, per vedere a che posto ipoteticamente si servivano, ipoteticamente, perché poi non è mica detto, magari uno non poteva andarci nel posto perché era chiuso, faceva la strada più lunga. Si fanno dei modelli che naturalmente sono delle deduzioni della realtà, insomma, non possiamo sperare, però ecco, questo è uno dei sogni. C'erano anche, sì, tra le fonti sanitarie, giusto? Sì, i registri delle fonti che, diciamo, coprono la documentazione che abbiamo noi fino al 1954, per l'Ottocento danno come indicazione spaziale solo la parrocchia, quindi diciamo è una
proiezione comunque un po' generica per aggregati e non puntuale, però già potrebbe essere significativo, però nel corso del Novecento compare in qualche caso l'indirizzo appunto da cui il defunto parte, da cui appunto la spoglia parte, e quindi in molti casi è dall'ospedale, si avanza naturalmente. Quindi anche questo nome e indirizzo può essere una fonte papabile del nostro. Chiudo solo con una nota finale prima di dare la parola a Giuseppe Scandura per una conclusione sul futuro anche didattico di questa cosa, e poi aprire magari a vostre curiosità, domande eventuali. Quindi no, la cosa importante è capire la tempistica. Ora, finora questo progetto è andato avanti in condizioni che potete immaginare, ma è andato avanti faticosamente, eccetera. Ora, il nostro principale obiettivo al momento è finire quello che noi abbiamo sempre chiamato il pilota. Cioè il 1881, l'innesto del censimento dell'81 sul catasto è un esperimento, è un pilota, è un progetto per far vedere le potenzialità della cosa. Una volta che saremo riusciti a farlo, quindi a renderlo anche disponibile a ricercatori, a popolazione, eccetera, sarà anche il nostro, come dire, l'elemento con cui ci presenteremo per far vedere che non è solo un'idea utopistica quella di fare un GIS a Ferrara, perché lo si può fare a New York, a Parigi, perché hanno i soldi e sono bravi. Lo si può fare ovunque se si ha la voglia e l'umiltà di mettersi lì pian piano, un passo alla volta. Il problema è che fatto il pilota per fare una cosa vera, mettersi dentro tutte le cose che abbiamo detto adesso, che ha detto Davide e chissà quante altre, no? Cioè anche le foto, si può mettere di tutto, lì ci vorrà naturalmente un impegno di finanziamento notevole, e fare il pilota serve anche a quello, cioè accreditare il fatto che le cose si possono fare e non sono impossibili. Ci sono più casi che quando la racconti in GIS la gente dice bello, ma chissà. Se si vede una realizzazione, quindi sia la credibilità della gente che l'ha prodotto, sia il fatto che si possa fare, perché molti non ci credono, forse si spera, insomma, si riesca a mettere insieme un vero progetto, perché questo è solamente, diciamo, una cosa sperimentale che stiamo facendo, perché un vero progetto GIS richiede il lavoro di tante persone per tanto tempo su migliaia di documenti, ecco, e già i nostri 7.000 sono pochi, perché dovrebbe dire centinaia di migliaia, per avere una cosa in cui poi si possono sovrapporre i layer e anche solo capire una cosa stupida come la rete dei pozzi, i punti dei pozzi e i punti dei morti di colera ci danno una risposta su alcune cose, o ci danno una risposta su altre cose, il fatto che ne so, le donne sole abitano più frequentemente in alcune zone della città invece che in altre. Certamente la casa delle vedove degli avvoltati si vedrà, ma non solo quella, forse anche altre. Sì. Do la parola a Giuseppe per, insomma, l'ultimo intervento più sulla prospettive didattico universitari e non solo. Sì, siamo rimasti in pochi, possiamo farci anche confidenze maggiori, essere ancora più informati e, se possibile, no, nessuna conclusione su USA, quando si fanno i seminari, c'è l'ultimo che parla, perché era quello che... No, magari comincio io la battaglia di riflessioni o domande, se c'è qualche altra curiosità, poi magari... E chiudiamo, prendiamo un po' di appunti. La prima cosa che mi verrebbe da dire, intanto sì, anch'io vorrei dire come Michele e Corina, grazie a Veronica e alle due. Io faccio sempre un po' il cattivista in aula, però devo dire mi hanno emozionato le due studentesse. Pensate anche, no? Due persone si trovano in Erasmus che non parlano l'italiano e si trovano nell'archivio a cercare di capire chi ci ha scritto, no? Le parole che noi stessi non conosciamo, insomma, è molto bello, nel senso che molti Erasmus peggiorano la loro conoscenza italiana quando arrivano a Ferrara, mentre in questo caso hanno imparato addirittura forme di dialetto e altre lingue anche più nobili, e questo mi ha fatto molto piacere. L'altra cosa che condivido, che ho detto sempre con Inna e Michele, è proprio sempre l'aspetto didattico di questa cosa, non tanto la progettualità che avrà questa idea che abbiamo messo in campo, è il fatto, quindi parlo un po' da accademico, è il fatto che è vero, ci credo, gli studenti e le studentesse si muovono e fanno belle cose quando c'è uno stimolo, e probabilmente era anche una classe particolarmente buona, però insomma capita, rovesciando Sartre, mi verrebbe da dire che il male siamo noi, ecco, non noi altri, cioè noi docenti, questa cosa invece la impediamo in tutte le forme.
Una cosa che io ho imparato e su cui continuerei a calcare sempre per quanto riguarda gli aspetti più didattici è che continua un conflitto, non solo in accademia, immagino, tra quantitativi e qualitativi, non si è mai risolto, è diventato sempre un giochino nemmeno mai troppo interessante, solo un conflitto così sulla carta, che nascondeva magari altri conflitti. Io, quando abbiamo iniziato, devo dire con molto snobismo e con un po' di presunzione, come capita a tutti noi antropologi iper qualitativi e super micro, pensavo, ma quanto può interrogare un numero? Insomma, per pure fargli le domande giuste, ma comunque non ti risponderà mai come una persona. Ecco, non la direi più questa frase qua, perché non sapevo fare le domande giuste ai numeri. Ecco, non che adesso le sappia fare, ma ho capito che non è disposto a interrogare bene quanto le persone. Per cui anche questo aspetto qui lo ributterei sul tavolo per le prossime, il prossimo corso, perché è una cosa non risolta per quanto riguarda il nostro dipartimento, la nostra facoltà. Mi piacerebbe, insomma, che ci si calcasse ancora su. E mi verrebbe da dire, visto che abbiamo appunto invitato il condelegato prorettore della terza missione, che si apre un po' questa partita. Per ora è siamo registrati, ma si può dire per lo più ridere, nel senso che è veramente un finanziamento che non c'è rispetto a tutti gli altri atenei, insomma, anche vicini a noi, se pensiamo a Padova, ma anche a Venezia, insomma, non per forza atenei come Bologna. E però si parte. Se vogliamo effettivamente che questa idea diventi un progetto, quella potrebbe essere una strada, cioè far vedere che la città vuole questo tipo di lavoro, agganciarsi magari non solo dentro il dipartimento. Adesso chiederò anche, perché mi sembra stupido che lottiamo in competizione per la terza missione i dipartimenti uno contro l'altro e chi vince, cioè alleghiamoci in maniera transdisciplinare, visto che parliamo di questo, stiamo ancora con dipartimenti che lottano uno contro gli altri a blocchi appunto quantitativi e qualitativi. Se però si aprono ulteriori finanziamenti, dimostriamo che la città c'è, cioè a Torino. A due voci vuole semplicemente proporvi una carrellata di quelle che potrebbero essere le fonti dell'archivio storico comunale interessate da questo progetto. Ovviamente, come è stato detto e come è chiaro dall'intervento soprattutto di Francesco e di Filippo, molti documenti possono essere mappabili e possono quindi essere rappresentati sullo spazio. Allora, No, io faccio sempre quel tasto. Ecco, quindi, ok, questi sono solo esempi, ma già nel precedente intervento è molto chiaro, quindi ogni, serie di dati che si andrà a recuperare può essere riportata strato su strato, quindi aumentando quasi all'infinito, no, questa stratificazione del GIS. Vai? Ecco. Ok. Da demografo storico, una rapidissima carrellata di fonti demografiche, due. Vedete, abbiamo evidenziato sulle fonti gli elementi della fonte storica che ci permettono di connettere la fonte storica a un punto o comunque un elemento dello spazio. In questo caso, come vedete, è l'indirizzo. Questa è una scheda di popolazione del ruolo preunitario, cioè l'anagrafe preunitaria, come abbiamo sentito prima. È una casa collocata in corso Porta Romana, poi c'è scritto via Ghiara, ma è un problema di cambiamento di denominazione. Il numero 4726 è il numero dato dai francesi arrivati a Ferrara quando hanno fatto per la prima volta la numerazione civica in città, ma noi saremo già in grado di farlo sistematicamente, perché abbiamo in progetto, tra i prossimi passi del nostro progetto, quello di convertire la numerazione storica francese nella numerazione attuale, in modo che questo dato diventa, ci parlerà probabilmente di via 20 settembre un qualche numero, in quel caso lì direi più o meno 140 rotti, adesso alla buona, però è per dire, ecco, grazie a questo tutte le informazioni che stanno sulla scheda di questo Domenico Menegatti, che era un servo, forse un facchino di Pomposa,
di 34 anni e che era a Ferrara da 13, cioè da quando ne aveva 20, faceva il pacchino, però si era portato la sposa come a chiesa, vedete i figli nati a Ferrara, c'è già una scheda così distantissima di una vita, come sanno i nostri studenti. Grazie però al numero civico tutti questi dati finirebbero come informazioni legate al punto del civico, come ci ha spiegato prima Francesco. Ecco, l'equivalente postunitario al registro di popolazione, in questo caso, vedete, grazie alla formazione dell'anagrafe storica, abbiamo sia il primo indirizzo 1861 di Gemignano Fabbri e di alcuni membri della sua famiglia, che è in Piazza d'Armi 27, via, cioè Corso Isonza oggi, 27, quindi l'inizio, chissà se c'è ancora, però, sì, perché è a sinistra, quindi probabilmente c'è ancora, di quelle case del lato, diciamo così, storico di Corso Isonza, non quello rifatto poi dove c'era la spianata e la Piazza d'Armi, appunto, vere e proprie. Però abbiamo anche tutte queste informazioni qui, che non sono state evidenziate per non fare confusione, in cui sono i successivi traslochi della famiglia, quindi noi volendo, Geminiano e i suoi, a seconda dei vari membri, potremmo fargli fare una specie di iter nella città che arriva fino al 1900, sono 40 anni di traslochi di Geminiano e dei membri della sua famiglia. Piccolo esempio, immaginatevi il lavoro micidiale, questa cosa può diventare tanti punti, può diventare una linea spezzata di traslochi dentro la città che definisce una reale, che può essere interessante capire a seconda delle classificazioni sociali, più sei ricco e meno ti muovi, o più ti muovi, o dove ti muovi, no? Ecco, ridò la parola. Naturalmente fonti privilegiate per essere proiettate all'interno di un GIS sono le fonti di lite, che sono ancorate alla mappa, da un indirizzo e da un civico, a volte dalla parcella catastale, quelle più recenti, e qui sostanzialmente due esempi. Questa è una pratica, diciamo un fascicolo dell'ornato ottocentesco, questa serie che fa parte appunto del carteggio amministrativo, in cui i proprietari delle case ferraresi presentavano appunto all'amministrazione le proposte di modifica della facciata. E qui appunto avete da un lato, qui siamo in via Vigna Tagliata, vero? Quella dopo, allora, via Gioco del Pallone. Ok, sì, via Gioco del Pallone l'abbiamo scelta appunto, visto, siamo qui di fronte. E se invece andiamo a quella successiva, abbiamo una pratica edilizia, diciamo, più recente, siamo nel 1954, e quindi pratiche che pian piano cominciano anche ad essere più dettagliate, più corpose, si avvicinano, diciamo, sempre di più a quelle che sono poi le pratiche edilizie odierne. In questo caso era molto, diciamo, insomma, poco, insomma, molto esigua come pratica, e in alcuni casi abbiamo anche gli allegati delle fotografie che sono, insomma, un po' un valore aggiunto per questa documentazione. L'idea di lavorare sulla documentazione edilizia è un po' in sintonia con quello che dicevi tu, Davide, della storia della particella catastale, perché da un progetto, diciamo, che avevamo un po' cominciato a sviluppare, che magari in futuro, insomma, potrà essere ripreso e messo in relazione a questo, c'è l'idea proprio di creare una sorta di fascicolo dell'edificio, degli edifici di Ferrara, e naturalmente questa documentazione è fondamentale. Fondamentale ed è agghiacciante, se posso permettere, sì. Perché se dico bene, questo è il portone vecchio che sì, loro hanno, esatto, tirato giù, sì, per spostare la porta a destra e farci un garage. Per la sala finita. Un portone del ghetto, probabilmente sì. Seicentesco, direi, una documentazione agghiacciante. È stato realizzato, sì. Ma è vero? Cioè, sì. Questo portone non risulta visivamente non mi perché vedi che qua c'è ancora il sovrapporto, sì. Perché qui no, sì. Scusa, adesso non sono messo, ma... È vigna tagliata questa. Sì, Vigna Tagliata, sì, è un ghetto, quindi è una cosa, sì, probabilmente non 5-6 anni fa, forse sì, vabbè, devo meglio non saperlo, tanto ormai. Ok, un gioco che volevamo fare quest'anno, ma non l'abbiamo fatto perché era molto complesso, ma sarà oggetto forse, se va avanti questa esperienza, di uno dei prossimi corsi che faremo all'università, è l'idea di fare lo stesso gioco con la stampa. Cioè, prendere i giornali dell'epoca, e siccome i giornali sono pieni di nomi, la privacy era un po', c'era, ma era un po' ballonzolante, diciamo, all'epoca, ma anche di luoghi. Allora, anche solo per gioco, prendere la Gazzetta di Ferrara dell'anno del censimento, 1881, e sfogliare a caso, se voi prendete una pagina, ogni pagina
ci sono almeno, possono esserci fino anche a 50 o 100 nomi, perché c'è anche lo stato civile attivo, e luoghi almeno una decina, ventina, ogni pagina, ogni giorno, 300 giorni, immaginate la quantità di notizie che si possono mettere in un GIS come quello che vi ha fatto vedere Francesco. Ecco, qui c'è il reclamo degli abitanti di Via Rovesella che si lamentano perché è piena di immondizia e puzza, eccetera, perché c'è la corriera che da lì partiva per Comacchio. Impariamo una cosa, che la corriera per Comacchio, cioè la corriera all'epoca non era ovviamente motorizzata, se si intende una carrozza o poco più, e che aveva ovviamente i cavalli, andava a cavalli, e quindi c'era il letamaio dei cavalli della corriera in Via Rovesella, in pieno centro. No? E il letame che riempie la strada per più della metà, cioè immaginate la gente che abitava lì si lamenta e scrive una cosa sul... Ecco, sono andato a vedere ovviamente subito nel nostro database, in Via Rovesella ci sono diverse persone che ci abitano, tra cui uno stalliere, perché evidentemente il responsabile di questo era lo stalliere che noi abbiamo a censimento, ora questo può, non per dargli la colpa, ma per capire poi tutte le connessioni che si possono fare. Nessuno si immagina in Via Rovesella la corriera per Comacchio e il relativo letame che riempie le strade. Immaginatevi un po' la città dell'Ottocento con i suoi con il suo, come dire, quadro visivo e anche olfattivo. Seconda cosa, questa spettacolare lettera dell'accalappiatore ufficiale di cani della città, Lino Ferrioli, che era un centese che abbiamo e abitava in Piazza d'Armi, una delle poche case proprio sulla Piazza d'Armi, evidentemente insomma per tenere i cani. Lino Ferrioli, calapiatore, il giorno 6 corrente prese un cane di straordinaria grandezza e grossezza dopo una lotta terribile assieme al mio compagno, ma fu preso da Ferrioli. Quindi prega il vostro signore illustrissimo onde la faccia scrivere sulla Gazzetta Ferrarese, onde far vedere che la sua abilità è la sua energia per il suo mestiere, pagando quello che si aspetta. Il cappello di questa splendida lettera di Ferrioli era appunto che loro non glielo facevano pagare, perché era talmente divertente la lettera che l'avevano pubblicato non come annuncio ma come il loro articolo. Allora Ferrioli rivendica il fatto che il cane l'ha preso lui, non il suo compagno, che invece, e lo scrive sul giornale in modo che tutti lo sappiano. Ora, adesso, a parte il fatto che è divertente, cioè non è stato divertente per come me che amano i cani, perché, cani, esatto. Esatto, perché la callappiavano tutti i cani randagi, non è che facesse una bella fine, non dà mica al canile nel 1881. Quindi insomma, vabbè, passando su un dato storico su cui bisogna passare, la cosa interessante è che noi sappiamo che Lino Ferrioli è un accalappiatore perché c'è scritto nel censimento, e sappiamo dove abita, con chi abita, cosa fa, in che casa abita, eccetera. Ma non avremmo mai sentito la sua voce senza questa cosa. Qui sappiamo che Ferrioli, insomma, non scriveva particolarmente bene, ma scriveva, e già allora era già qualcosa. Loro poi perfidamente, il giornale non l'ha voluto neanche correggere, ma è stata così per far ridere i lettori, come abbiamo riso noi oggi anche in maniera un po' antipatica nei confronti. E però l'altro fatto è che in qualche modo, vedete, c'è un rapporto con la stampa che fa della stampa il sostituto dei pettegolezzi di condominio. Questa è una vecchia tesi della scuola di Chicago, no? La stampa come grande fonte di gossip e di notizie immediate, quelle che prima sarebbe stato una voce che correva in quartiere, lui la caccia sulla stampa e dice: attenzione, il cane l'ho preso io, non l'ha preso la... Cioè, allora, questo è molto interessante, si possono fare molte cose, chissà quante altre cose si trovano, ma insomma, tanto per dire che se tacciare i giornali si può mettere delle cose anche a GIS. Ecco, ultimo esempio di questa veramente selezione drasticissima, perché sarebbero mille altre, e le fonti sanitarie. Quello che appunto Francesco ci ha mostrato prima nella Londra di 1800, potremmo farlo anche noi con... Lo stesso colera, che aggiungo. Ecco. Sì, lo stesso colera, 54 Londra, 55 Ferrari. Ecco, quindi questi sono esempi di schede di morti e di ammalati, e quindi che permetterebbero di, insieme alle registrazioni, abbiamo anche delle registrazioni giornaliere, mi sono dimenticato di mettere la foto, registrazioni giornaliere dei contagiati e dei deceduti, che quindi permetterebbero di seguire ovviamente l'evoluzione dell'epidemia anche della Ferrara di metà 800. La si potrà seguire nel tempo e nella sua dimensione, ma la si potrà seguire, come si insegna Jon Snow, che è uno dei miei eroi ovviamente, anche nello spazio, perché un'idea di fare uno Snow Ferrara è assolutamente possibile, perché noi abbiamo la mappa dei pozzi. Quindi se noi sappiamo i primi ad ammalarsi dove sono e vicino a che pozzo sono e dove si ammalano più a seconda del pozzo, noi sappiamo a quel punto, come per Snow, qual è il pozzo inquinato. Il problema del colera era che l'acqua potabile comunicava con gli scarichi. Quindi lo scarico poi anche solo una minima parte lo bevevi per calcolare il colera di quello che era morto, magari, però devo andare in bagno più volte. E questo è un problema delle città ottocentesche tutte, non solo di Ferrara. Ferrara, come sapete, forse ha avuto l'acqua corrente e un sistema fognario aggiornato solo alla fine degli anni 80 dell'Ottocento, dopo il nostro censimento. Nel 1855 siamo ben lontani da questo, ancora tutto andava per strada o in fogne rudimentali, insomma in canali rudimentali vecchi, riciclati.
e l'acqua si beveva dai pozzi, che potete immaginare, insomma, comunicavano spesso. Allora, uno dei miei grandi sogni sarebbe fare uno snow ferrarese mettendo tutta la mappa dei contagi, tanto sono pochi mesi, e la mappa dei pozzi per vedere, ammesso che, qual era il posto malato. Mi sembra sia stato iniziato un fatto, perché io mi ricordo di aver visto qualcosa proprio sulla corriera del 55, e avevano notato come nel ghetto c'erano pochi morti, sì, rispetto, e avevano visto che il pozzo del ghetto era particolarmente libero da quindi qualcosa no, mi ricordo, però è uno studio non nominativo, cioè uno studio sui dati d'insieme, sì, era un'idea. No, la possibilità, no, c'era un'altra possibilità. Allora, c'è uno studio splendido sul colera udinese del 36, 1836, prima di questo, cioè, diverse ondate di colera nel 1800, in cui hanno provato a mettere alla prova il modello spaziale di Snow, facendo vedere altri elementi, cioè ci può essere anche il contagio diretto, ci può essere il fatto delle acque che corrono nella città. E il terzo elemento è la disponibilità di cisterne, perché naturalmente una delle ipotesi mi sembra fosse che nel ghetto, siccome era piccolo e c'erano pochi pozzi, usavano tanto le cisterne di acqua piovana a farle poi decantare. Quelle solitamente sono isolate, quindi se bevi da lì non molta meno probabilità di prenderti il colera. Sì, però esiste. L'idea è rifondarlo su basi nominative singole, individuali, per vedere ogni singolo caso a che distanza è dall'eventuale posto, e così vedere dove si addensano i casi e i morti, e fare delle cose molto semplici, che sono degli algoritmi di minima distanza, per vedere a che posto ipoteticamente si servivano, ipoteticamente, perché poi non è mica detto, magari uno non poteva andarci nel posto perché era chiuso, faceva la strada più lunga. Si fanno dei modelli che naturalmente sono delle deduzioni della realtà, insomma, non possiamo sperare, però ecco, questo è uno dei sogni. C'erano anche tra i fondi sanitari, giusto? Sì, i registri dei fondi che diciamo coprono la documentazione che abbiamo noi fino al 1954, per l'Ottocento danno come indicazione spaziale solo la parrocchia, quindi diciamo è una proiezione comunque un po' generica per aggregati e non puntuale, però già potrebbe essere significativo. Però nel corso del Novecento compare in qualche caso l'indirizzo appunto da cui il defunto parte, da cui appunto la spoglia parte, e quindi in molti casi è dall'ospedale, si avanza naturalmente. Quindi anche questo nome e indirizzo può essere una fonte papabile del nostro. Chiudo solo con una nota finale, prima di dare la parola a Giuseppe Scandura, per una conclusione sul futuro anche didattico di questa cosa, e poi aprire magari a vostre curiosità, domande eventuali. Quindi, no, la cosa importante è capire la tempistica. Ora, finora questo progetto è andato avanti in condizioni che potete immaginare, ma è andato avanti faticosamente, eccetera. Ora, il nostro principale obiettivo al momento è finire quello che noi abbiamo sempre chiamato il pilota. Cioè, il 1881, l'innesto del censimento dell'81 sul catasto è un esperimento, è un pilota, è un progetto per far vedere le potenzialità della cosa. Una volta che saremo riusciti a farlo, quindi a renderlo anche disponibile ai ricercatori, alla popolazione, eccetera, sarà anche il nostro, come dire, l'elemento con cui ci presenteremo per far vedere che non è solo un'idea utopistica quella di fare un GIS a Ferrara, perché lo si può fare a New York e a Parigi perché hanno i soldi e sono bravi, lo si può fare ovunque se si ha la voglia e l'umiltà di mettersi lì pian piano, un passo alla volta. Il problema è che fatto il pilota per fare una cosa vera, mettersi dentro tutte le cose che abbiamo detto adesso, che ha detto Davide e chissà quante altre, no? Cioè anche le foto, si può mettere di tutto, lì ci vorrà naturalmente un impegno di finanziamento notevole, e fare il pilota serve anche a quello, cioè accreditare il fatto che le cose si possono fare e non sono impossibili. Ci sono più casi che quando la racconti in GIS la gente dice bello, ma chissà, se si vede una realizzazione, quindi sia la credibilità della gente che l'ha prodotto, sia il fatto che si possa fare, perché molti non ci credono, forse si spera, insomma, si riesca a mettere insieme un vero progetto, perché questo è solamente, diciamo, una cosa sperimentale che stiamo facendo, perché un vero progetto GIS richiede il lavoro di tante persone per tanto tempo su migliaia di documenti, ecco, e già i nostri 7000 sono pochi, che dovrebbe dire centinaia di migliaia, per avere una cosa in cui poi si possono sovrapporre i layer e anche solo capire una cosa stupida come la rete dei pozzi, i punti dei pozzi e i punti dei morti di colera ci danno una risposta su alcune cose, o ci danno una risposta su altre cose, il fatto che ne so, le donne sole abitano più frequentemente in alcune zone della città invece che in altre. Certamente la casa delle vedove e degli avortati si vedrà, ma non solo quella, forse anche altre.